Siamo in collegamento con Gene Gnocchi. Buonasera Gene. È notizia di poche ore fa che domenica non verrà giocata Parma-Udinese. Lei è vicino, insomma, ai colori giallo-blu. Volevo subito un suo commento. Ma io non vedo l'ora che finisca questa buffonata, perché è una cosa da tifoso del Parma, comunque da amico di tanti calciatori che sono nel Parma, che sta vivendo una situazione ridicola. Cioè, veramente, cioè, è una cosa che mi lascia basito, perché qui hanno delle responsabilità tutte, la federazione, il Parma, i presidenti, però è una situazione che deve aver fine, perché è uno stilicidio di cretinate proprio. Lei segue il calcio, spesso insomma ridiamo tutti quanti con le battute che lei fa sul calcio, qui purtroppo c'è poco da ridere. Si immaginava di arrivare un giorno in una situazione di questo genere? No, però non mi stupisco più di niente ormai, perché il calcio ormai è una cosa che, il calcio italiano poi soprattutto, è una cosa che non ha uguali al mondo. Cioè ogni giorno ce n'è una, Lotito, dalle intercettazioni di Lotito a, appunto, troppi neri nel calcio italiano, cioè alla vicenda Parma, perché la vicenda Parma poi è una cosa che non può accadere dall'oggi al domani. Io quando andavo al Carabini sentivo, insomma, che c'erano delle difficoltà nei pagamenti, delle cose, ma accumulare 100 milioni di euro di debito, uno ce la può farlo da un giorno all'altro. Quindi devono esserci state connivenze a tutti i livelli per far sì che si creasse una situazione del genere. Lei, da tifoso, da simpatizzante del Parma, come ha accolto l'arrivo di un personaggio, insomma, come Manenti? Ah, sono quelle cose che ti fanno anche sorridere, perché io oggi ho scritto tanto che il bonifico è partito, Manenti si è scusato, perché ha detto che il bonifico è partito, ma in autostrada ha trovato nebbia e quindi non è ancora arrivato. Però, cioè, voglio dire, alla fine contano i fatti. Cioè, questo qui è uno che adesso, al di là di tutto, ha cercato di prendere il Brescia, è uno che si conosce come un lantatore, uno che non ha, cioè, di suo non ha niente. Cioè, si sperava che dietro di lui ci fosse una cordata seria di imprenditori, ma evidentemente questo è impossibile che ci sia, almeno fino adesso. Non so cosa ha detto lui ultimissimamente, però dalle ultime cose che si sentono non ci si è speranza, ecco. Secondo lei qual è a questo punto la soluzione migliore che si auspica un tifoso del Parma? La curva, per esempio, ha chiesto: portate i libri in tribunale e finiamola qui. Sì, effettivamente è la soluzione migliore, però a me, cioè, io spero sempre che non so, ci sia un fallimento pilotato, cioè, che magari si riesca con magari una cordata di imprenditori parmigiani a salvare almeno la B, cioè salvare almeno la categoria la B, e quindi ripartire pian piano, magari con dei giovani, e cercare almeno che far sì che il calcio non muoia a Parma, ecco.